ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Un video un po' inusuale, un video un po' particolare, perché sono seduto alla scrivania insieme a Manfredi. Non succede mai questa cosa, è vero, che siamo seduti alla scrivania. Non succede mai, perché oggi vi mostreremo un qualcosa di incredibile. Mi volevano truffare. Lo volevano truffare. E io, da bravo bastardo, ho detto: facciamoci un video. Fatti truffare. Cosa è successo? Praticamente Manfredi doveva vendere una scheda audio online. Non gli serviva, doveva vendere una comune vendita online. Subito viene contattato da un tizio che ci è parso, anzi, gli è parso dall'inizio un po' losco. Subito anche losco. È un nome poco credibile. Comunque, vediamo cosa è successo. Io vado adesso a prendere la. Come è iniziato tutto? Quindi io metto in vendita la mia scheda audio Motu. Allora faccio: ciao, l'articolo è disponibile? E io: ciao, sì. Risposta. Quindi fin qua tutto lecito, tutto normale. Mi scrive l'indomani mattina e mi dice: ok, la prendo, ma vorrei venire domani, ma al momento sono impegnato con il lavoro. Manderò un postino GLS a casa tua per darti i soldi in contanti e ritirare l'oggetto. Cioè, praticamente non veniva lui, ma mandava un corriere GLS con i soldi. Per me, se mi arrivava una busta con i soldi, a questo punto faccio: nessun problema. Manfredi, fin qua tutto ok. Ti spiego. E qua parte tutto l'intruglio. Un agente GLS verrà a casa tua per darti una busta. Quindi un agente. Cioè, un agente viene tipo con la pistola così e ti dà: oh, fratello. Contenente i tuoi soldi. E una volta che avrai verificato i tuoi soldi, gli dai l'oggetto in modo che possa spedirlo a casa mia. E qui. E fin qua è tutto lecito. Minchia, faccio dove eri in culo. E difatti ho pensato subito, quando ho letto per la prima volta questa cosa, ho detto: sicuramente arrivano soldi falsi. Però se li puoi controllare, funziona per inviarlo. Posso dire una cosa, che anche qui, tradotto tipo con Google traduttore. E qui l'italiano inizia a cedere. Affanculo. Ok, funziona per inviarlo. Sto aspettando il tuo nome. Nome. Indirizzo, quindi due volte il nome, Manfredi. Indirizzo, città, codice postale, importo totale dell'articolo, indirizzo e mail. Ok. Ed ecco che gli scrivo: censura per sicurezza. Sì, no, censura ovviamente i dati di Manfredi. Metto Manfredi Simonetti, via. Dati falsi, che dati. Comunque censuriamo perché non sappiamo chi ci abita in quella zona. È una mail fittizia. Sì, è una mail fittizia. Faccio, bella, 650 euro. Ok, mi scrive lui. Le spese di spedizione. Poi inizia a dire una serie di cazzate. Le spese di spedizione sono a mio carico, ma ci sono delle spese di assicurazione per la busta che devi pagare. Ma su questo punto non ti preoccupare, lo aggiungo alla somma iniziale. Quindi, okay? Quindi c'è il costo dell'oggetto, l'espedizione e poi assicurazione. Cioè, sta scheda audio, sto acquistando 3.000 euro. Però l'assicurazione è per i soldi, no? Cioè, per i suoi soldi. Ah, l'assicurazione è per i. Ah, quindi lui voleva assicurare questa busta, quindi ti voleva dare una garanzia in più. Sì, perché allora in realtà dei fatti il servizio esiste e costa tipo 8 euro in più, non 100 euro in più. A questo punto io ti dico: mi stanno inculando. Sì. Aspetta, fatti inculare. Poi ci facciamo un bel video. Ok, resta connesso. Che contatto il servizio, ti terrò informato, perché l'indirizzo email è per le notifiche che il servizio GLS Express ti manderà per le istruzioni da seguire. Si capisce un cazzo. Però Manfredi nel dubbio. Ok. Controlla la tua casella di posta, indesiderata o spam al tuo indirizzo. Strano che mail. Subito da GLS, che è comunque una cosa normale, arrivi nello spam. Però vabbè, può succedere, no? Mi ha informato che ti invieranno una notifica per le istruzioni da seguire. L'hanno fatto, e mandami uno screenshot delle mail in modo che possa spiegarti meglio la situazione. Tutto questo nel giro di quanti minuti? Niente, 14:14, 14:57. Già lui subito, nel giro di mezz'ora nemmeno, aveva contattato GLS, aveva fatto la spedizione, aveva fatto tutto. Cioè, minchia, hai corri più veloci del mondo. Faccio passare un giorno e gli dico: ehi, la mail non è arrivata. Che effettivamente non ti è arrivata. No, in realtà mi era arrivata. Ah, ti è arrivata. E dovevo preparare l'inculato. Ma andiamo all'email. Quindi Manfredi, una volta che gli scrive che non è arrivata la mail, il tizio la rimanda. E arriva, guarda caso, negli spam. Una mail da Service Group GLS. Deposito su ordine postale. Enzalung. Enzalung per post. Ma lui ti ha detto di dov'era? No, lui, non ce l'ha so detto. Per quale ragione il mio cervello è convinto che lui mi abbia detto che era della Nuova Zelanda. Però non, ce l'ha detto. Comunque, fatto sta che arriva questa email a Manfredi da Service Group GLS 154 @gmail.com. Non si è mai visto che un corriere
carrier, non uso i suoi domini, quindi chiocciola GLS, chiocciola DHL, però va bene, arriva la, questi mail. La cliente numero 008-23541, spedizione di riferimento a cazzo di cane. Ammuzzo. Motivo dell'invio. Pagamento truffa... per acquisto merce, pagamenti in contanti, incasso. Desideremo informarti che abbiamo ricevuto un ordine di pagamento a tuo nome per un importo di 750 euro, perché ci 100 euro in più rispetto alla scheda audio che era 650, registrato in una delle nostre sedi e che stiamo aspettando le spese di assicurazione per la spedizione. Tuttavia Italia. Conferma il tuo indirizzo, c'è l'indirizzo di Manfredi che verrà censurato, ma Italia. Anche se è falso, Italia, vabbè, vabbè, questo qua. Quantità merci 650 euro ed era giusto, però 100 euro di assicurazione e aggiunta del prezzo del furgone 100 euro, totale 750, mancano 50 euro, non si capisce. 100 euro, 100 euro. La matematica gli fa pena allora, perché dovrebbe essere 850, ma lui ha scritto 750. Hai ragione, mancano 100 euro, ma evidentemente non funziona. Lo scambio di questa mail era praticamente far cliccare Manfredi, un link che c'è in questa mail che ovviamente non ha fatto, dove doveva andare a pagare effettivamente questi 100 euro inserendo i dati della sua carta per pagare. Una volta che lui aveva fatto questa cosa, il malintenzionato aveva tutti i dati della tua carta, quindi CVV, codice, no, e poteva fare quello che cazzo voleva. Ovviamente Manfredi non l'ha fatto. No, stiamo aspettando i codici di ricarica, ti preghiamo di prendere gli accordi necessari il prima possibile per ricevere la tua posta, appunto. Direttore delle relazioni con i clienti GLS Experts Registry Online. Che chi è? Distin di saluti servizi GLS X Europa. Raga, ora ovviamente questa mail era una mail mandata dal tizio, scritta da lui male probabilmente, ma sono bellissime le immagini che mi ha mandato. No, sono allegati, perché quando non ti apre per nel PDF della mail te la metti come allegati in automatico, allora, però così li puoi aprire in modo sicuro. Quindi era impostato carino. Sì sì, la mail era impostata anche in modo caruccio. Ma chi cazzo è che vi si fa? Vi auguriamo una buona accoglienza. Sì, molto bene. Finito questo, Manfredi procede con la conversazione un po' così. Ma vedi, tipo, non mi è arrivata la mail. E le fa, ciao, ma sei ancora interessato? Perché non rispondeva il bastardo. Sì, a me serviva il video, quindi doveva rispondere. Domenica mi risponde, dai un'occhiata alla tua posta. E io controllo di nuovo allora. Guarda bene perché è molto bello, sta arrivando. Cioè, guarda bene perché è molto bello e sta arrivando. Sembra tipo quello che dice, è molto bello. Giunge il momento di truffare il truffatore. Raga, questa, allora, questa cosa non andrebbe fatta nella norma. Però siccome noi volevamo fare, beh, in realtà Yakidale ha inseguito i suoi truffatori, quindi perché noi non possiamo truffare un truffatore? Quindi Manfredi ha provato, fa troppo ridere, a truffare il truffatore. Ha creato praticamente una foto tracker, praticamente cliccando con un virus dentro, con una sorta, sì, un qualcosa, dove tu praticamente cliccavi e in automatico ti dava come si chiama tua madre, come si chiama tuo padre, l'indirizzo, che telefono usi, quanto cacca hai fatto oggi, un bordello di cose ti faceva fare. Allora, la mia intenzione era sapere esattamente dove abitaste questa persona. Per farlo cagare in mano, non per andarlo a prendere, credo. Anche andarlo a prendere. Però vabbè. Che telefonino avesse, volevo sapere. Che sistema operativo aveva. Che tipo di cose si potevano fare con quel sistema operativo. Da dove aveva avuto l'accesso. E a che piano abitasse. Iniziamo la cosa. Faccio uno screenshot col mio cellulare. Classico. Uno easy. Screenshot della mail che abbiamo visto poco fa. Certo. E a questo punto devo iniziare a rendere la mia immagine. La devo mettere online. Ho bisogno di un link. Quindi questa foto che state vedendo, lo screenshot classico, easy, uno screenshot innocuissimo del telefono, diventa un PNG, un link, esatto. Lasciando la pagina collegata, devo trasformare questa immagine. Quindi andiamo su un sito che trasforma l'immagine in un link tracciabile praticamente. Quindi se tu clicchi ti dà un sacco di informazioni. Ma il primo tracker non ti dà abbastanza informazioni, quindi abbiamo dovuto sovraccaricare. Esatto. A questo punto abbiamo aggiunto a questo tracker un programma, che è questo qua, che ci permette di rubare. Chiamasi IP Logger. Ti permette di rubare delle altre informazioni. Di rubare. Possiamo vedere, chiunque clicchi in questo link, il suo IP. Dove? IP pubblico, ovviamente. IP che pubblico. Si può credo si possa fare. Vabbè. Ma no, noi dovevamo coprirla questa cosa, perché non potevamo mandarle lo scritto Grabify IP Logger. Certo, perché sarebbe stato uno scambio. Quindi andiamo su Bitly, chiaramente. Andiamo su Bitly, esatto. Vado e su, mettiamo vado su l'IP. Bitly, metto l'IP e trasformo l'IP in quello che mi serviva. In un classico link Bitly. Quindi una volta che ti arriva, cioè io onestamente l'avrei fatto, cioè l'avrei cliccato, perché se mi arriva un link Bitly, dico vabbè, magari il link era troppo lungo, non poteva mandarlo, l'ho fatto diventare più piccolo. Ma però tu dici, a questo punto non mi limito al tracking. Che cazzo hai fatto dopo? Vado a prendere un sistema di geolocalizzazione, cambiando server, perché ormai faceva fare Safari,
e metto un IP stack. Iscrivo il link all'IP stack per riuscire ad avere le coordinate esatte del posto. Quando lui apriva il coso, coordinata. Se lui stava più di 10 secondi su quel link e io gli bloccavo il telefono con quella prima cosa, sapendo che telefono avesse, io riuscivo a prendere esattamente la longitudine e la latitudine, che poi vedremo più insieme o meno, dov'è. Ovviamente. No, al metro. Sì, il CAD. Quindi comunque gli manda, alla fine dei conti, questo CAD benedetto link. Esatto. Che quando tu andavi a cliccare ti si apriva la foto, quindi non sapevi. Quindi che cosa succede? Ma possiamo incontro. Anche farlo vedere, perché il mio link verso noi stessi è sicuro. A questo punto gli scrivo. Quindi torniamo nella chat. Ho provato a caricarti uno screenshot. È questa la mail? Mi sembra lei. Così posso procedere al pagamento. Quindi Manfredi si mostra disponibile a questo caso pagamento. Cioè io ho detto sì, però non so se è questa la mail, perché è di spam. Ma lui non clicca. E lui qua inizia a fare un pippone mentale, raga. Ci spiega praticamente che noi dobbiamo pagare ste cazzo 100 euro perché già lui aveva mandato il corriere, che il corriere era in viaggio e che quindi noi dovevamo pagare questi 100 euro perché altrimenti lui perdeva tutti i soldi che già aveva investito. Ma cazzata. Ho aggiunto 100 euro in più sulla posta, quindi non devi preoccuparti. Ora sono io che devo preoccuparmi, perché già senza suo lui aveva mandato i soldi. Ora è lui che deve preoccuparsi. Perché perderò soldi se non paghi la quota richiesta? E io... Ah, mi dispiace. No! Vedi il link e mi dici che va bene con Cino, perché non capisco se la mail è giusta. Manfredi, ovviamente. Un po' spastico. Ovviamente. Sì, sembra una chat da deficienti. Allora, gli rimando il mio link truffa. È questa? Minchia, è qui, è la fine. E qui abbiamo scoperto che era tutto uno scappo. Allora, a questo punto non era difficile. A questo punto, cosa succede? Che io dico, bene, voglio avere più informazioni. Ci punta il log e vediamo la data in cui ha cliccato, il 9 ottobre alle 17.57, l'indirizzo IP, che è della Costa d'Avorio ad Abidjan. E già qui c'è il primo scambio, perché lui ha detto, vengo io a portarti i soldi, ma sto lavorando, ti mando un corriere. Sì, sì, il cazzo. Che stavo usando iOS 16, fin qua ci sta, che era un iPhone XS Max, che come service provider aveva Orange della Costa d'Avorio. Un sacco di informazioni abbastanza utili, insomma. Allora, a questo punto non mi bastava questa cosa, io prendo l'IP address, lo ricopio sia qui, ma come vedi qua non mi può dare quelle informazioni, certo, che avevo chiesto, ed ecco perché faccio un cambio di motore di ricerca, vado a cercare un IP, un IP stack, questo indirizzo, l'indirizzo IP, e poi vado su Google Maps. Quindi una volta messo l'IP che avevamo rubato tramite la nostra immagine all'interno di questo sito ci dà delle latitudini e delle longitudini, quindi delle coordinate più o meno precise, e ci porta in molto questo molto più o meno precise con tanto di numero di vabbè cose. Però capito, non è sempre, avrò una precisione tipo di 5 metri, 10 metri ma massimo. Io ho una curiosità che voglio vivere con te in questo momento. Ma se adesso vado, ho preso l'immobile, giusto? E io vado su Google Maps. Questa secondo me è un'università, perché guarda, c'è il simbolo dell'università. Liceo quindi, moderno di... Quindi secondo me questo è tipo un college universitario e stava facendo sta cosa da scuola, tipo. Sicuro. 100%. Quindi era connesso a quella cella, quindi non era a casa sua, ma era sicuramente in un... dormitorio. In una scuola, sì, quello che cazzo era. E continua la chat. E quindi ho scritto, naturalmente le mail, vera signori, non si prova. Naturalmente le mail è vera. Le mail la vera, signora, non si signora, preoccupa. Lo prende per donciola. Qua perde il suo italiano e inizia a diventare quello che è. Un po' deficiente. Basta seguire prima le istruzioni di servizio GLS e tutto andrà bene. Poi mando un link, tra l'altro PC Currency EUR, che Manfredi ovviamente non ha mai cliccato. Non lo cliccheremo. E lui fa, ah, meno male, ok. Quindi clicca su questo link per effettuare il pagamento e mandami una foto a ogni passaggio. Così era curioso di sapere ogni no, passaggio. No, perché mi voleva aiutare. Certo, sì, sì. Come no? Allora, a questo punto ho detto, ma se lui voleva rubarmi i soldi, posso provare a rubargli i soldi io a lui? E qua c'è un... truffiamo il truffatore, tra l'altro. A questo punto io ho detto, ok, ma ho un problema. Ma se io volevo truffargli 6 euro, cioè mi dispiace merda. Tanto, gli faccio. Sul mio conto ho solo 94 euro. E quindi non poteva fare la transazione da 100 potresti euro. Mandarmi 6 euro così pago subito i 100 euro. Quindi... cioè Manfredi voleva farsi mandare 6 euro sul suo conto per poi ridare 100 euro a GLS. Ho falsificato il conto e ho cambiato la cifra. Ha messo 94,42 euro. E gli dico, guarda con la testina che esplode. No, c'ho solo 94 euro. Se guarda, mi dai 6 euro ti faccio il pagamento. Appena li ho te li rimando. Ah, ben ok. Prova a pagare 50 euro per il momento. Ora, se tu preautorizzi un pagamento online, quindi la pagina online non può essere modificata e il sito ti richiede 100 euro, come fai di punto in bianco a pagare solo 50 euro se il sito comunque quell'importo ne chiede 100? Io naturalmente dovevo dargli una motivazione credibile per il quale non volevo fare questa cosa e quindi... Ovviamente sì. Io ho fatto. In che senso? No,
o io ti pago 100 o non ha senso pagarti la metà. Non ha senso darti la metà. GLS mica me lo fa fare. Non posso pagare la metà. Devo pagarti tutti e 100 euro. Perché il sito chiedeva 100 euro, chiaramente, o la mail fittizia. Ma clicca sul link e mandamene 50 per il momento. Esatto, lui continuava a dire mandami 50 euro e mandami la foto. Quindi visto che non poteva fottere 50 euro, scusa 100 euro, cioè, però fottene 50. Perché mi avrebbe detto, vabbè, tu metti 94 euro e 6 euro li dai. Sì. Non puoi inviarmi 6 euro, così ti mando tutto e mi levo il pensiero. Mandami 6 euro su PayPal, così ti pago tutti e 100. E non preoccuparti, perché 100 euro che pagherei per le stesse rassicurazioni ti verranno devoluti in beneficenza. Ho fatto l'aggiunta a te per non penalizzare l'operazione, il che significa che avrei la somma di 8,50, ma non erano 7,50. Infatti, non preoccuparti, avrei soldi in contanti domani a casa tua. Domani. Domani. Cioè, erano, che ora erano? Le 7 di sera? Domani. Sì. Questo corriere si spona con una busta in mano da 850 euro. Dalla costa d'Avorio. No, io faccio le cose bene o non le faccio. Se mi fai questo favore e mi mandi 6 euro, ti mando tutti e 100. Altrimenti aspetto. Quindi Manfredi riprova a farsi dare sti 6. Oh ragazzi, se l'avesse fatto, spoiler, non l'ha fatto, ma se l'avesse fatto era proprio, cioè 200 e più sta roba. Devi pagare la quota di assicurazione nel servizio GLS prima di ricevere tutti i tuoi soldi nella busta domani dal corriere che conosci ora. Sì, mi servono 6 euro, precisamente 5,60. Prova a chiedergli le meno. Se me li puoi mandare ti pago tutti e 100. Sempre lì. Che già è tanto, perché io volevo vendere la mia scheda e io mando il mio link di PayPal. Che censurerai. Starò offline fino alle 23. Se riesci a mandarmi questi 6 euro o comunque 5,60 alle 23, appena finisco ti mando i 100 euro. Cioè, grazie mille. È una roba, raga, fuori di testa. Fuori di testa. Allora mi fa, ok. Ho capito, signora. Sempre signora. Il servizio GLS chiede di pagare 50 euro in anticipo prima capite. Ma prima erano 100, adesso sono di nuovo 50 magicamente. Ma andiamo avanti. Scusa, mi hai detto 100 euro, lei me lo dice 100. Non pago meno, altrimenti mi fanno problemi. O pago 100 euro o non pago, dice il buon Manfredi. Dice, sì, sono 100 euro che devi pagare, ma avendo 94 euro sul tuo conto PayPal, ma non era PayPal, era il conto della banca, vabbè. Il servizio GLS chiede di pagare prima 50 euro. Ma come fa GLS a sapere che tu hai solo 94 euro prima di mettere di fare la transazione? Prova sempre a fottere sti 50 euro. E lui dice, non è vero, la mail è che 200. Sembra un discorso veramente tra due coglioni. Qui si arrabbia lui, capito? Si arrabbia il truffatore. Mi minaccia. Mi minaccia. È salito il nazismo. È fatto bene. Là lì, ragazzi, abbiamo detto basta, va, andare, cioè, avrei voluto continuare il gioco, ma no, è troppo nervoso. Ascolta, non capisci cosa ti chiede il servizio GLS, non ti tipo 50 euro per il momento. E domani se arriva il corriere con tutti i tuoi soldi nella busta, darei 50 euro che rimangono al corriere. C'è capito? E io, no! E gli mando la foto dall'email che chiede appunto 100 euro. Effettivamente non mi puoi aiutare con i 6 euro. Lasciamo perdere. Perché se non pago 100 euro interi poi ho problemi. In caso domani chiamo GLS. Ma infatti sempre liscio. Non ha mai sbagliato tutto ciò. Non gli ha mai fatto capire che lo stessimo prendendo per il culo. La cosa bella è questa. Sembrava un deficiente che voleva farsi in culo. Esatto, sembrava che tu ti volevi fare fottere in culo. Cioè convinto di non farmi fottere. Volevo farmi fottere. Certo. Per chiedere questa cosa di 50 euro se va bene lo stesso. Quindi dico, senti, io chiamo GLS. Se loro mi dicono che bastano 50 euro, lui lo fa. Se stasera mi mandi 6 euro, ti mando direttamente 100 euro. Sempre noi proviamo a fottergli sti cazzo di 6 euro. Cosa ci facciamo? Un toast del McDonald's, probabilmente. Però sarebbe stato il più buon toast del McDonald's della vita. E qua, raga, qua lui diventa pazzo. Cioè, qua esce pazzo. Vediamo. Senta, signora. Signora sempre. Non ho niente sul mio conto. Perché è vuoto. Ho già dato tutti i soldi al servizio GLS che vi riporterà. Cioè, quindi già lui, mezz'ora, cuore, aveva dato i soldi al corriere. Tutti i suoi soldi, tutti. Tutti i soldi. Lui vive con 850 euro per sempre alla vita. E si sta comprando una scheda audio, tra l'altro, da 650 euro. E quindi non aveva soldi nel conto. Quindi non ci poteva aiutare. Adesso il GLS Service chiede di pagare 50 euro questa sera. E domani mattina, quando avete ricevuto i vostri soldi, la busta del corriere. Cioè, praticamente ricevamo la sta busta e noi dovevamo dare 50 euro al corriere. Non si è capito più un cazzo, comunque, a forza di ste cose. E Manfredi dice sempre, chiamo GLS domani mattina e chiedo. Sì, questo mi fa un sacco ridere. E qui il nostro tuffatore si incazza. Se provi a penalizzare la mia transazione, fai il duro, resisti a me, vedrai davvero di cosa sono capace. Quindi non cercare di penalizzare la transazione, ok? Cioè, proprio si è rincazzato. Oh! E Manfredi qua esce allo scoperto. Ascoltami, ho tutti i tuoi dati del tuo iPhone XS Max, il tuo indirizzo, che lo stendo alla Zanda, ma ovviamente non gliel'ha mai detto, però va bene. Ho preso tutte le tue informazioni al link che hai cliccato. Adesso giochiamo un po', caro mio, che facciamo questi dati? Facciamo arrivare a qualcuno. Io naturalmente ti ho dato tutti i miei dati falsi. Vuoi vedere di cosa sono capace? Anche qui Manfredi si inizia a fare un po' il bulletto, insomma. Anzi, sistema operativo iOS, il tuo indirizzo IP, anche i tuoi dati personali e mandala. Mando l'indirizzo la posizione. Ciao scemo, che fai? Non rispondi. E qui non ha mai più risposto. La cosa bella è che mi fa ridere. Vedrei davvero di cosa sono capace. Io sarei proprio curioso di vedere che cosa è questo. Da questo momento in poi, raga,
Non ha più risposto, ma ha fatto anche una roba. Allora, io avevo messo in un tracker la notifica che mi dice... Che ha chiuso il coglione. Mi dice il telefono che cosa fa. Lui ha disattivato questo telefono. L'iPhone, quindi, cioè... O l'ha iniziato. Cioè, praticamente l'iPhone è andato offline. Quindi o l'ha spento. O l'ha riattivo. L'ha formattato. O l'ha speccato. Spaccato. Spero tanto. No, l'ha formattato sicuro. Perché pensavo probabilmente che avrei mandato dei controlli al cellulare. Sì, certo. Quindi, comunque, se in culo che ho perso. Ho dovuto rompersi il cavo. Però, ragazzi, abbiamo sventato. Un piccolo truffatore. Chissà, magari questo che ci campa con queste cose. Chissà quanta gente povera ha fottuto. Perché adesso noi siamo intelligenti, siamo giovani e tutto. Ma metti un vecchio, un qualcuno che vende qualcosa online. Ipotizzo, boh, mia madre, raga, mette qualcosa su marketplace. Non ne capisce una minchia di queste cose di vendita online. Cioè, va a cliccare su quel link ed effettivamente lo fa. Quindi fotte la gente. Indi per cui abbiamo sventato uno stronzo che ci voleva truffare con una controtruffa. Ragazzi, cioè, qua ci meritiamo un applauso. Insieme a Frizzy, quindi un applauso, complimenti. Numero uno. Volevo rubargli 6 euro, ma non ce l'ho fatta. Però gli abbiamo rubato probabilmente la voglia di truffare. Perché probabilmente non lo farà più. E se lo dovesse rifare, ci penserà, secondo me, più di una volta prima di farlo. Il link che qualcuno gli manda. Perché abbiamo voluto realizzare questo video? Perché, appunto, vogliamo lanciare questo messaggio. Raga, non fidatevi del primo stronzo che vi manda determinate cose o che vi chiede soldi. Questo resto era palese, ma ci sono quelli un po' più specializzati, quelli un po' più stronzetti che riescono in qualche modo a fottervi. Quindi quando vendete online in questa maniera state attenti e non date i vostri dati a nessuno, soprattutto quando ricevete delle mail assicuratevi che siano mail protette, che il sito sia in HTTPS, quindi che ci sia la connessione protetta, che la mail non vada in spam ma che sia verificata, che il dominio non sia che Gmail, che sia scritta in italiano, che sia scritta bene e soprattutto che il tizio non si chiama Che ma piccolo di data, piccolo momento. Io dico giusto. Il profilo lo vedi? Sì, certo. L'hai cercato? No. Ah. Ha cancellato l'account. Ha cancellato l'account. No. Raga, l'account esisteva da tipo 3 anni. Perché è venuto a vedere l'account. Ha deletato tutto. Allora l'abbiamo tipo devastato. No, ha cancellato l'account. Raga, cioè, che dire. Abbiamo vinto. Io direi che per questo video posso essere tutto. Mi raccomando, non fatevi truffare. E siate intelligenti quando vendete delle robe online. Soprattutto vendetele sui siti affidabili, non sul marketplace di Facebook. Perché vi inculano 100-100. Soprattutto se si chiamano strano. Sì.